Trella. Ah, se adesso c'è gente per la vieni su, vieni su, Pep! Mattia, vieni su! Allora, Leonardo Carino. Leonardo Carino. Guarda, Marco. Sulla fascia, JJ Petrella. Accentra il disco. Mattia Marzo, col disco, esita. Esita adesso a Checchi. Checchi. Checchi, se si sono incappagliati. Missione di sfida, fallo. Nick, quanto state? Nick? Quanto sta? È uno. Per chi? Padova. Voi, spero. Raga, veramente, buona. Il problema è che allora, siamo qua in diretta dal campo sintetico, quarto di finale tra 051 Cus Bologna e Padova Barbastrei. Scusate, dicono che è un recovery, ma in realtà è come un quarto di finale, perché chi riesce a vincere praticamente farà la semifinale giusta. C'è un po' di argomentazione. Purtroppo, vai. 0-51 in attacco, 3-1 per Padova. Mattia Marzo, lancio tagliato. Passano sopra tutti. Meta incredibile di Leonardo Marsili. Talento. A 2 per eccoci qua, 3-2 per conto del 3-2 per Padova. Giù. Continuazione per Marta. Zona, giù, fa la finta. Rovesciato. Padova ancora in attacco, giro. Portatore centrale nazionale italiana. Viene chiuso, difesa 051 che trappa, ancora va verso la zona sbagliata, disco alla persona inesperta, torna al disco nelle mani di Jun, swing, chicco col disco, chiudo sulla linea, rampin col disco in mano, swinga, Jun ancora, Girotti, non avanzano, la zona 051 funziona bene, attenzione, attenzione, va ancora nel posto sbagliato, la zona va a chiudere. E chiudo sulla linea, giocatore inesperto col disco in mano, ma ancora riesce ad aprire. Finta, doppia finta, cambio di mano con lancio inutile perché ancora non viene swingato il disco. Non swinga ancora. Notiamo una certa difficoltà da parte di Padova che continua a far girare il disco inutilmente. Attenzione, non avanzano, continua a non avanzare. Ora invece sembrano aver preso il ritmo, attenzione. E invece non girano, attenzione, non girano, sta girando il frisbee per fare il finocchio, vanno ancora più verso la linea, disco l'inesperto di nuovo, viene chiuso l'inesperto, le probabilità di errore si alzano, 5, 4, 3, niente, lasciano uscire il dump, si arrabbia Santori, l'allenatore, swing completo della linea, per la prima volta Padova riapre nel punto giusto, però torna ancora dalla parte sbagliata, disco ancora nelle mani di Jun, Satoshi Oma, ancora col disco in mano, Girotti, disco ancora nella prima linea di persona sbagliata, 5, 4, 3, 2, 1, 0, errore probabile, lasciano ancora swingare indietro, altro errore 051, non sono lucidi, hanno chiuso sulla linea, attenzione, conservativa ancora Padova, siamo già a 3 minuti e 20 di gioco, swinga ancora, Padova sembra un disco in mano a circa 15 metri dalla meta. Jun, Satoshi Oma col disco in mano. Quattro finte, arretano per un terreno. Attenzione, giro col disco in mano, è pericoloso lui col disco, è il miglior giocatore che hanno. Però attenzione, non sembra molto in forma, cambia mano ancora. Jun, Satoshi Oma col disco ancora.
ha pazienza, ma non vanno avanti, non avanzano, sono passaggi inutili. Ed ecco l'errore, perché sottovaluta tutto. Fuori, ed è fuori. Chiamata fuori. Invece gran numero, mette il piede dentro prima ed è meta. 4-2. Padova 4-0-51-2. Lina 0-51 in campo. Commentiamo un secondo i giocatori che stanno entrando in campo. Federico Caraceni, classe 94. Leonardo Marsili, classe 95. Petrella Alessandro, classe 78. Mattia Marzo, classe 79. Leonardo Cherin, classe 96, nazionale Open. E infine Edoardo Trombetti, classe 93, nazionale Open Under 23. Sottolineo che Leonardo Cherin è nazionale Under 20. Dall'altra parte, Padova in difesa, Legacci Davide, che è il perno della squadra, il prediletto del nostro allenatore nazionale Max Vitali, ha puntato molto. Pool, vediamo se diamo un voto al pool. Attenzione, pool buono, un po' basso sotto il brick, voto 8. La difesa è arrivata, difesa frontale 0-51 contro una difesa frontale con poce laterale, taglio orizzontale facile, va per l'incrocio, va per l'incrocio, non avanza, non avanza, arretramento. Notare che Edoardo Trombetti è marcato dal miglior giocatore Legacci. Attenzione, lungo, Legacci lo sta marcando, Trombetti Edoardo, è più lento, invece lo prende Edoardo Trombetti dell'Under 23. Edoardo Trombetti riesce a battere Legacci, il prediletto di Max Vitali, il migliore del giocatore della nazionale italiana Open, riesce a marcare ma non bene e prende meta Edoardo Trombetti. Ricordiamo che Edoardo Trombetti gioca milita nei 051, questo ragazzo biondo gioca da circa un anno e mezzo, ecco che viene rincuorato dal suo compagno Mattia Marzo, giocatore d'esperienza della Fotta, passato l'anno scorso ai 051 dopo un anno di mondiali. Attenzione, linea di difesa 051 ancora, Andrea Calanca che ha rinunciato a impegni personali per rimanere qua alla partita. Da sinistra a destra, numero 1, Antonante, Andrea Antonante, Calanca Andrea, ex pot anche lui, Leonardo Marsili rimane in campo, Gasperini Luca, ex pot anche lui, Peltretti Riccardo, nazionale 23, seconda linea, e infine col cappello in posizione numero 6, Felici, scusate, posizione numero 5, Felici Nicolò, e posizione numero 7 Giulio Scozzari, nazionale Coed. Questa volta 0-1, stiamo a partire a uomo, vanno a uomo faccia a faccia, Gasperini su giù, attenzione, mette un pressione, sale subito il ritmo e subito Padova mantiene il possesso, Wiwa in taglio diagonale e l'errore, ma Rampin non ci sta, Calanca subito va in pressione con la mano sinistra, lì con il tre dita chiude uno, finta uno inutile, finta due. Padova sembra far girare bene il disco, però va nelle mani del ragazzo inesperto. 5-4-3-2, gioco umile, un gioco umile. Chiamata, c'è una chiamata. Chiamata di Pic, attenzione, vi ricordo che Padova all'ultima tappa ha litigato con il 051 a causa della non conoscenza del regolamento da parte di 051 o presunta tale, in quanto in realtà loro sostengono che sia andato tutto bene. Lancio a scavalcare, attenzione, Antonante, un'altra meta al lato aperto. Continuano a far meta al lato aperto. C'è una chiamata, attenzione. Andrea Calanca non ci sta, chiama fuori ancora. Padova non è d'accordo, si asciugano la maglia, non sono d'accordo. Sembrerebbe turnover, vediamo se viene lasciato il turnover. Commenti dagli spalti di Voladora, Parma, che ha buttato alle ortiche la qualificazione in Serie A. Turnover, attenzione, no, meta lasciata ancora. Il punteggio sta sul 5-3. Il 051 non riesce a accorciare, sempre sotto.
Ancora una volta, 0-51 va per l'attacco, 5-3. Purtroppo sono richiamato all'ordine. Pull 0-51 con in attacco. Cane ancora. Cane a triangolo. Partono con l'oscillazione dei cani. Attenzione. Swinga Alessandro Petrella. Disco sulla linea. Vede il lancio buono. Caraceni Federico. Swinga ancora. Davanti c'è una mezza junk. Una finta zona. Leonardo Cherin completamente libero. Chiama il disco in una posizione difficile. Viene chiuso il round. Lanci difficili lasciati. Il disco non rimane nel centro del campo. Pericolo di errore. Viene ribaltato il gioco da Mattia Marzo. Ancora, altro giro di swing inutili. I 0-51 non stanno trovando la strada giusta. Tengono il disco nelle parti sbagliate del campo. C'è una zona forte che chiude a 4 nell'angolo. Attenzione, ancora Mattia Marzo. Vede lo spazio libero. C'è uno swing, dovrebbe esserci contropiede dalla parte opposta. Vediamo se lo trova. Lo cerca, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Ribaltamento di gioco, c'è il flusso sull'incrocio. Hanno trovato di 0-51, passi. Chiamata di passi atta a rompere il flusso di gioco. Dice si anche chiamata sistematica. Ma noi in questa telecronaca siamo imparziali, non possiamo dire queste cose. Di conseguenza la contestazione è giusta. Self check, ricordo che il punteggio sta 5-3 per Padova. Tocca al disco, 3, 2, 1 check, incrocio. Edoardo Trometti col disco, cerca l'incrocio, ottimo lavoro. Checchi, Marco Checchi col disco in mano. Dump, ottimo swing, attenzione, ancora Marco Checchi centralizza il gioco. Mattia Marzo col disco, se lo riceve pericoloso e la meta, 5-4 per il 0-51. Questo commento è completamente imparziale. Passo la parola a Giovanni Santucci, il mio successore alla telecronaca, vi ringrazio molto. Gradevole per dire, 32 gradi percepiti dal mio orologio a polso, 32 un po' per essere precisi. Abbiamo una novità da quest'anno, i giocatori avranno i numeri sulla maglia. Ci ritroviamo alle calende egizie. Ok, here we go with the game offense for Padova. Padova, Jun, the handler, the Japanese handler of Padova. He plays with Padova since 2011, and he decided to stay in Italy instead of coming back to Japan. But here we come to the game. June, under, and it goes under for the 29. 29, huck, a big huck, and CO, big catch for this ODL week, number 10 on ESPN. Girotto. Is going to throw that swing, yes, and it's swinging. Ooh, beat up, and in the end zone, Padova score with a huge offense game. Bravo. Asti taking water from the field. Maybe he thinks it's real grass and it's watering it. It's fake grass, but he don't knows it. He doesn't know it. Doesn't. He doesn't. Doesn't. Yeah, yeah. Defense from Padova, the pull from Legacci, a bit short, and Caraceni is taking the disc. Marzo with the power position, and we see some poaches for the handlers. Petrella on the side, and again Marzo. Marzo was a big player in Bologna this year, the first year with 0-51. Before he was playing with La Fotta, great handler, and 0-51 going up, not too much difficulty. Edoardo Trombetti, 33, then Kerin, it's trying to get up, yes, Marzo,
Mazzo is taking it. Oh, the hammer! The hammer! Oh, sweet hammer in the end zone. Marzo with the assist for Marsigli. Marzo. Kalanka with the poo. Great poo for Kalanka. Maybe out of bounds. No, yeah. Not out of bounds. Great poo. Girotto taking it and then Jun. Again. Oh, we got a zone by 051. Three. Three men in the front. One under the cup. Si chiama 3-3-1. No, it's not a 3-3-1. You damn ignorant American. It is a 3-3-1. It's a two box. It is a 3-3-1. It's a two box. It's not. Don't make me unpolite. It's a two box. Don't take the mic away from you. Okay, it's a three, and then there's one man under the cup, and then two. Smiles a lot when he catches the disc, isn't it? Okay, and the disc goes back to the middle of the field, and then oh, we tried to keep it in bounds. Is it in? No, out. Girotto catch it on the line, so disc is out. 051. Kalanka catch it. He wants the fast throw, but no one's gonna show him. No one's deep, so push past dump. Gas, yeah, and Giulio Scozzari with the swing. Oh, Kalanka. Maybe the hot climate is going to piss a bit our player. And again, but this time, man. Scozzari on the defense against Girotto, the lefty of Padova. Okay, and June. Padova has two great handler with good technique, but they got some problem taking the game up, but not now, it seems. Girotto taking the disc up all alone. Okay, Girotto again. Giulio Scozzari is not taking a bit defense on him, and then June again. All this game was made by Girotto and June. Let's see if they can conclude him. Great defense from 051, but they break it at the last seconds. June again with the swing, front of the end zone, and it's good. Oh, it's sweet good. End zone. As of yet, although the Bologna team seems to okay, cheat a lot. Legacci. Bologna, go Padova. Legacci with the pool, short pool. Okay, Caraceni, big pressure on the handler this time. For the English, I will speak. Io parlo italiano, lui parla inglese. Yeah. Go to a commentator. We got a smart ass American here. So let's try not to listen to him and listen to my sweet voice. A Matteo. Lancia. Ecco. So coming back to the real game, Karin going under with Trombetti waiting for the dump. Travel. Oh, foul call. No, foul call. Io sì, io vengo. Io. Game. Okay. Matteo Marzo on the along the line. Oh, big fake. Oh, and it goes in the end zone. Pretty cheap score, but is it good? It goddamn good. La Kiskam. È la Kiskam, vecchio. Quando ti inquadrano col cuore, che devi fare? Baciarti con quello che hai di fianco. È la Kiskam, vecchio. Siete dentro la Kiskam, vecchio. Matto, chiamamelo. Nothing much. Not normalmente uno gioco va a punta. Yeah, but I'm motherfucking saying there is no fucking break, man. What you say, boy? Double dare me saying it again. Jung, Girotto on the side of the field with some poach, yeah. Yeah, a junk. It's a bit junk with a poach. Cup three. Oh.
Oh, we just say that point to point, and now it's a possible break for 0-51, the first break, and it's good. Bologna coming up from the death. All right. Yeah. Break down the frisbee. Run the pool. Run down on the pool. Make me so cool. Then I go boom. It's a zona. Come on, bona. And no, nothing's interesting here. Girotto swings the disc. Un giapponese sulla linea. Fakes the hand. Questo razzismo è muove il disco veloce. Padova. Ma chi ha il disco? Va bene. 29 con il disco. Swing da 5 a 7. Lo hanno 4 portatori adesso. E fa un trap sulla linea. Ma they get to tell the trap. Guarda come è un travel, ma non lo chiamo. Non lo chiama. Io ho chiamato, deve dire. Provato un throw and go. Ma devono. Sì, devono. Ma dai, swing the disc. He should swing. The big boy doesn't know how to swing the disc. Loro devono fare un scuba, ma non fa. Technical limits, we can see it, yes. Technical gifts here. Ugly hammer fake. Oh, Bello throws a blade over the top. Bravo, professional throw. He must have been a professional. Yeah, Padova is going with a real hard. Oh, Guado. Little nice floaty flick out into space. Yeah. And swing back to the middle. Handler dominate offense again. 0-1 zone is not doing shit, and they look tired as hell. And swing it back to Girotto over to the sideline. Yeah, look up field. Slow game that tried to make 0-1 sleep and take their rhythm. They tried to, yes, they tried to hypnotize 0-1 to follow their timings. They don't want to fast break the game. They don't want to, apparently, they don't want to fast break it. I don't know what that's supposed to mean, but apparently that's not what they want to do. I'm afraid. Look, we have Alan Iverson on the sideline. Guarda lo. I'm not English, so. Anche io non sono inglese. Io non sono inglese. Oh, another blade fake? You got to take that seriously. He's got it in his arsenal. And 17 with the disc on side. Oh, scuba over the top into the right on the board of the end zone and little flip. Nope, still not in. Still in throwing. Fakes, and the handler again up line, getting burnt. Typical Bologna defense. Non c'era. Next cold play. Water. Somebody's getting burned here. Somebody's getting hurt here. You know, I think he should just go deep, if anything. Yeah, I mean, he's not a handler. We saw his turf. Yeah. He obviously needs to touch this deep because he's just hopeless regarding. I think that maybe he should just. I mean, he. Go away. June's not even on this. On the, you know. June should touch disc a lot on this point. I mean, you know. He's on the line. Yeah, I know. I know. He knows. Guys, he knows. It's okay. I know. All right, pull us up from Padova. It was a bit short, but it's because Dade didn't do it. We can see the cliche of the 22 and ultimate frisbee with Rasta. See. Dade with a great D. Run through D. Obviously not a good choice on the pass. Timeout taken by Girotto. See, he doesn't want to touch the disc. Yeah, first time he touched it. TV timeout. First time he touched it. Okay, we calls can a timeout. Interview. Pussy. Too hot. It's too hot. Okay, so you're saying it's too hot for Pussy? Yeah, okay. And how's it going with the Ultimate Italian team? Are they training? Yeah, we're ready for Amsterdam.
Okay, you're ready for Amsterdam to get drunk and wasted, or you're ready to get some ass beat? I promise that there will be no smoking until Sunday night. Okay, so we got a bet here. We got a motherfucking bet. Will it be a better performance than Bologna's in Paganello? The wind is gonna be out 8-7 for Padova. Now we have this offense that is a break. So you know what I heard? I heard announcers get free beer. What? Oh yeah. I heard that too. You are with me, bro. Yeah, you are with me. Yeah. Even the cameraman gets it. Beh, basta che la segnali come materiale per maggiorenni a Ultimate. It's gonna get censored. Yeah, it would. No, I would. No. YouTube is gonna do the job. It's gonna. No, it's a. It's a great commentary, but Sam is pissing me off. And a great. A what? Great point. This was not English. You just. No, it's a great score for Padova with slides, baseball slide. Dobbiamo fare più visualizzazioni. An interview with Dischi would be a great idea. Michele Gnudi, qua con noi, giocatore storico del CUS Bella Fotta. Allora, ha visto con noi la prima metà di questa partita con gli 0-51 che si ritrovano a 9-7. Cosa pensi del gioco finora? Innanzitutto ringrazio di questa possibilità di poter esprimere le mie opinioni a questo canale tematico del nostro amico Vest. No, volevo dire che io sono molto emozionato perché dalla vincente di questa sfida ci sarà la squadra che affronterà il CUS Bologna domani mattina nella semifinale dei campionati. Per cui in realtà naturalmente il mio cuore parla e dice 0-51, però insomma... Sempre vinca il migliore, naturalmente. Niente, una sfida diciamo più emozionante che tecnica, non so come dire. Cioè, io non so che dire, dico forza ragazzi, continuate a farci vedere del gran bel frisbee, mi raccomando, spirito del gioco sempre. Serie A, Bologna in Serie A. Davide, ti abbiamo visto parlare durante il time out. Cosa hai detto ai nostri concittadini per caricarli? Ringrazio Santucci, Giovanni e Michele Gnudi per il commento tecnico. E allora, i problemi sono semplicemente due. Non riescono a bloccare. Scusate. Non riusciamo a capire bene come bloccare il ragazzo asiatico e il ragazzo nazionale e soprattutto non siamo in grado di bloccare il flusso di gioco offensivo. Di conseguenza abbiamo articolato una rotazione difensiva che prevede Marco Checchi, veloce di piedi ma meno esperto sul disco, in marcatura sull'asiatico per evitare che prenda il disco, e metteremo il miglior difensore che hanno, il 051, Gasperini Luca, un po' datato, su giro in maniera che venga bloccato invece lo swing. In questa maniera dovrebbe crearsi una compressione centrale e dovrebbero esserci più errori. C'è solo un problema, che purtroppo questo campo non favorisce la predisposizione fisica maggiore dell'atleta, perché sul primo passo il giocatore non tiene il primo passo, quindi abbiamo messo il giocatore più veloce sul giocatore più lento ma più bravo col disco per evitare la ricezione e anteporre curare il problema prima che accada. Verifichiamo cosa succede. Passo la parola a Giovanni Santucci. In order to cut it short, David Morri, we would like to discuss the problem we had at the last World Cup with the name La Fotta wasn't allowed at the European, at the internationally, I want to say. So I would like you to clarify what La Fotta means in Italian, especially the slang we use. Sorry, but my slang in English is not allowed to explain. I give the word to Giovanni Santucci, better speaker than me. We want to explain that La Fotta in Italian has a meaning that it means the will
of winning above everything. Yeah, just to remind to everyone, the La Fotta team was banned from using their name, and they had to change it. So just, that was due for a incorrect translation on Google. So we have the chance now to clarify in order to be sure that, you know, for the further international competition, they can use their name. And also, if the WFDF censored us, I want to let everyone know that the mixed team of IDs has on his jersey written on it on the back, get shit done. And so if you're not censoring get shit done, why you should censor La Fotta? Censor get shit done on the broadcast. Yeah, okay, yeah. You get beep done. Esatto. And back to the game. Great hook for Padova, and it's going down with the going, with the score. If he's going to... And a shitty pull from Padova. Going out of bounds. Shitty pull from Padova, out of bounds. But it's bricked. Getting, the sideline is getting intense. Caraceni for Marzo. Mattia Marzo. But Leonardo Marsigli stops the run and them sink. Or any team and or let them sink. Oh, JJ Petrella was near to the interception. He looks like a Brit. Yeah, it's like a Brit, I think. Or your countryman. American. Yeah. I'm not allowed to say American. No, it's a bad word. It's gonna be censored. What was that? It's gonna be censored. And the game is in. Disc is in. Dump for Dadle for Davide Legacci for the swing. Oh, inside break. Ometo. Sucker sucks. For the Daddy, looking hammer. Daddy, you don't Daddy, have the mic. Burning his man. Ooh, Daddy throw away. Daddy. Nobody expected this, and Keki is burning the man. Ugly pass from Ciambetti. Calzettino. And he's just running around. Io, fra. Padova looks deep to the Englishman. To the Englishman versus actually looks like an Englishman. An awkward defense, but a defense altogether. Okay. Right, break back in. Now both teams are really. Flow, moving quickly. Both teams are. Oh, and it goes out of bounds. Both teams really tired. Trying to get thousands of people this game. I mean, of course, there are thousands watching this stream, live streaming on UltiWorld. Okay, a lot of people bought the ticket for this game. we heard that online a ticket for this game will sell for $1,000 US dollar. So maybe two or three euros. Yeah. Oh, with the great hook. And it's out of bounds again. Turnover for Padova. The cameraman. Okay. Up line. Not there. For those who love the cinema, there's a great films about cameraman, the Nightcrawler. About cameraman and reporting. But get back to the game. Oh, Trombetti with a great catch. But there's a with the experience, Marzo with the experience, foul, contact on the disc. Yeah. Okay, Keki with the swing. Oh, it's a drop. And again, timeout for Padova. Okay,
What should you expect from a stack with like 30 centimeter between any player? A pick call? Yes, you're goddamn right. Italian ultimate. Out of a timeout, in that fact. Yeah, Padova is out of timeout. No, out of a timeout. They have a stack that close. Out of room. Sembra inglese, guardalo. Ma. Lui non è italiano. He's not Italian. At all. I told you. Well, where is he from? I don't know. I have no fucking clue, man. Okay, and the game is get is back. The dump at a high stall. Again, Checchi on Davide Legacci. Checchi on Davide Legacci, and the swing is good, but it's a bit bad. Losing yards. Yeah, they lose yards, but Dade is trying to get under. Yeah, and the good swing. The wind is taking. Oh. Soccer, Trontino, whatever your name is. Ooh. Burning knees. Get the disc. Born. And the pull is up. And 251 coming down on a side stack, looks like. Side stack. We have number 6 running to space, gets it open. For some reason, 251 have not defended a side stack ever. And we have 32 with the disc, looking for the swing. Pato Matteo. Swing is up again. I think I'm gonna coach. Key. So my team. My key. My team. Vai, Dante! Key. Key to la squadra. Hornets. Hornets. Youth. Horny Hornets. We are going to lose a commentator, Horny Hornets coach, Anatoly Horny Hornets. Horny tail coach. His English was very well appreciated. Yeah. Ciao, tutti in ritardo. Non è possibile. Insomma, Omi, se poi vuoi venire. Out, raga.